Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vedremo come ottenere l'icona di notifica di aggiornamento di Windows 10. Tramite questa icona possiamo prenotare Windows 10 che poi ci verrà installato automaticamente a partire dal 29 luglio, ovvero la data ufficiale di rilascio del nuovo sistema operativo di casa Microsoft. Ma tuttavia questa famosa icona di aggiornamento non è apparsa a tutti, anzi fino a poche ore fa non ce l'avevo neanche io e ho dovuto trovare un modo su internet per farla apparire perché appunto il sistema non me la riconosceva, non me la faceva apparire. Dopo tanti riavvi e tanti tentativi ci sono riuscito. Allora, come fare se avete problemi a far apparire questa icona? Dovete scaricarvi un pacchetto zip che è un fix per appunto per chi non ha questa icona di aggiornamento e il file zip lo lascio in descrizione, lo scaricate, poi dovete cliccare con il tasto destro sul file e fate estrai qui se ce l'avete sul desktop o comunque fate come volete e vi estrarrà un file BAT che è un file, un programmino eseguibile con il prompt dei comandi, ovvero con il famoso CMD di Windows. Eseguite come amministratore questo file e vi verrà fuori questo programmino. Questo programmino è stato creato da un utente di un forum americano di Windows, mi sembra, ed è veramente eccezionale perché con questo risolveremo tutti i nostri problemi. Qua ci spiega un attimo che lui non si prende nessuna responsabilità, che l'aggiornamento di Windows 10 è per dispositivi mobili con 8.0, Windows Phone, e per l'ultima versione di Windows 7 e di Windows 8.1, e qua siamo nel menu principale. Il menu principale ci permette di uno, se, prima, se scriviamo uno, possiamo verificare se abbiamo gli aggiornamenti necessari per poter installare Windows 10 e quindi per poter ottenere questa icona di notifica. E io in questo caso ce l'ho installati. Se nel caso in cui questo programma vi dia esito negativo, vi lascerò il link in descrizione per scaricare questo aggiornamento QB3035583, così poi riprovate e sicuramente vi darà esito positivo. Quindi, se vi dà esito positivo, come in questo caso, invece andate avanti e andate a premere il tasto numero 2. Il tasto numero 2 è uno dei tre metodi per far apparire questa icona. Questo è quello che funziona quasi sempre, cioè voi premete 2, fate invio e fa tutto automaticamente. Appena vi compare qui l'operazione completata, allora qua c'è scritto appunto prova a vedere se l'icona di notifica è apparsa sulla barra e vi apparirà istantaneamente l'icona. A me però questo procedimento non ha funzionato, quindi ho provato con il procedimento numero 3, che è quello che ci permette di fare la stessa cosa, però ci vuole più tempo per far apparire l'icona, circa una decina di minuti. Con questo metodo io sono riuscito a far apparire l'icona. Poi c'è il metodo 4, che è proprio l'ultima spiaggia, che è quello più lungo e ci permette di far apparire l'icona intorno ai 40-45 minuti di tempo, ma non dovete fare sempre, non dovete fare nulla voi, dovete sempre premere il tasto corrispondente al metodo dovete fare invio e farà tutto automaticamente. Provando uno di questi metodi, magari più e più volte, attendendo e avendo molta pazienza, riuscirete a far apparire l'icona di notifica di Windows 10 e a prenotare questa nuova versione di Microsoft che, vi ricordo, sarà disponibile a partire dal 29 luglio. Quindi dal 29 luglio in poi vi verrà notificato la possibilità di installare Windows 10. Vi lascio tutti i link in descrizione, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare se avete dubbi o perplessità, lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Per ultima cosa, mi scuso per la qualità dell'audio che è veramente pessima, ma mi sto premurando di acquistare un nuovo microfono, dato che quello che avevo prima si è purtroppo rotto e sto registrando col microfono integrato del mio notebook. Sapete bene che è veramente penoso. Ci sentiamo al prossimo video, lasciate un bel like. Ciao!